perché è una squadra nuova che stiamo costruendo, perché ci sono tanti giocatori nuovi, perché c'è una conduzione tecnica nuova, perché ci sono nuove idee, perché c'è un'idea di rinnovamento e quindi c'è una fase di costruzione e quindi il progetto va avanti, il percorso sicuramente è lungo, stiamo avendo qualche difficoltà, ma questo non ci demoralizza per niente, andiamo avanti per la nostra strada, è normale che abbiamo anche bisogno di risultati, ma siamo all'inizio, questo ripeto ci può stare, soprattutto ripeto in una squadra che ha cambiato tanto. Ci hai parlato delle prossime quattro partite, in cui tre in casa mi sembra, del momento diciamo di possibile cambio di passo. È d'accordo, iniziamo a pensare all'Ascoli domani? No, io voglio vincere domani, noi vogliamo vincere domani, pensiamo poco alle quattro partite. Se noi pensiamo a quello che dobbiamo fare nelle prossime 3-4 partite, facciamo scalette e cose del genere, sì, disperdiamo solo energie. E non possiamo permetterci in questo momento di pensare ad altro, perché tutte le energie devono essere convogliate alla partita successiva, che è quella di domani contro l'Ascoli, e quindi dobbiamo assolutamente lavorare per questo, è così che stiamo facendo, e pensiamo una partita alla volta, perché comunque, ripeto, le partite prima si devono giocare e dopo si vede quello che succederà, indipendentemente, ripeto, da quello che può essere poi un risultato finale, dobbiamo insistere su quello che è la prestazione, sulla voglia che hanno i ragazzi, su quello che è anche un nostro percorso tattico, oltre che sicuramente mentale, e dobbiamo cambiare marcia domani, mi interessa poco le altre partite, da domani e poi una per volta verrà tutto di conseguenza. Abbiamo sentito i giocatori anche in settimana e comunque noi pensavamo magari qualche momento di scoramento, e invece hanno parlato, sembra una squadra che ha voglia di uscire, non pensavo sinceramente, neanche un momento di zero, perché stiamo lavorando in un certo modo, perché c'è grande convinzione in quello che stiamo facendo, c'è grande professionalità da parte di tutti quanti, a cominciare dai ragazzi, a finire al magazziniere, c'è tutto per uscire da questo piccolissimo momento di difficoltà, perché c'è la consapevolezza di quello che stiamo facendo, di quello che possiamo ancora fare. È vero, ci sta mancando qualche risultato, ma andiamo a guardare le prestazioni, non credo poi ci siano state squadre che ci hanno messo sotto, ci hanno distrutto, quindi c'è la grande consapevolezza da parte dei ragazzi che la strada è quella giusta, quella che dobbiamo continuare a percorrere, perché comunque è così, poi nel calcio le cose cambiano da un momento all'altro, come diceva il nostro presidente, fai 20 azioni e la palla non vuole entrare, nemmeno se la spingi con le mani, poi ci sarà partita in cui ti giri per schivare la palla, ti prende sul sedere e entra dentro, ma è così. Poi noi magari ci fanno 20 tiri e non ci fanno gol per palle traverse, e ci sono momenti come adesso, ci fanno un tiro, purtroppo deviazione, finisce lì sotto l'incrocio. Però ripeto, devo guardare altre cose, non posso fossilizzarmi, noi non possiamo fossilizzarci solo sui risultati, che alla fine poi sono importanti, determinanti, sono quelli che ti danno anche un po' di morale, ma sappiamo quello che stiamo facendo. Siamo convintissimi. Mister, la nazionale, quella bulgara, le viene a dare una mano, nel senso che la prima... Volevo meglio io, però. Dicevo, no, la priva di un elemento fondamentale nel suo modello di gioco, no? Ossia la punta di peso davanti che fa da boa, che non segna, ma per un dettaglio. E buono, sì. Ecco, voglio dire, questo la indurrà a delle modifiche che magari lei aveva già in testa, o pensa di ripercorrere quello stesso schema sostituendo solamente Garabinov con un'altra persona che fa questo tipo
No, intanto devo dire che nella nostra testa e comunque nel nostro percorso sicuramente abbiamo già pensato a lavorare in maniera diversa, perché sappiamo benissimo che non puoi fossilizzarti su uno o più giocatori, perché nel momento in cui ti mancano per squalifiche, infortuni, convocazioni, sai benissimo che devi cambiare. E non può essere la stessa cosa, perché ognuno ha le proprie caratteristiche e quindi non può essere la stessa cosa. Puoi chiedere in generale, come principi di gioco, quel tipo di lavoro, ma non sarà mai uguale, perché sono giocatori con caratteristiche diverse. Vedi Corazza, vedi Lukanovic, vedi Sansone, vedi Adorjan, un po' di Mariano, tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi non può essere la stessa cosa. Ma siamo pronti assolutamente a fare almeno di Galabinov, perché ci abbiamo lavorato, perché sappiamo che Galabinov potrà fare tutte le partite, e quindi è una situazione sulla quale abbiamo lavorato, ma è una situazione sulla quale abbiamo lavorato anche per quanto riguarda gli uomini di centrocampo, gli uomini di difesa o gli esterni. Quindi sono tutte cose sulle quali devi lavorare, perché noi abbiamo una rosa di 24-25 giocatori che il livello comunque è lì. C'è qualcuno che magari sicuramente giocherà di più, perché ma il livello è lì, manca uno dentro un altro, dovrebbe cambiare, deve cambiare poco. Lei